Grazie Presidente, solo un mio indirizzo di saluto e di benvenuto al nuovo Consiglio Comunale. Oggi, al momento dell'insediamento e soprattutto il momento anche solenne che segnerà il percorso di una stagione molto importante, di una stagione di grande responsabilità per tutti noi. Noi siamo a servizio della comunità e intendiamo collaborare con il Consiglio Comunale proprio per testare una esperienza, un percorso sicuramente nuovo. La campagna elettorale è finita per tutti e io quello che mi auguro e auspico che questo Consiglio Comunale abbia la forza, la capacità di volare alto e che non lo faccia nell'interesse del sindaco De Luca e della sua giunta, che lo faccia nell'interesse della città, una città che ha grandi aspettative, che già ci osserva e che ci chiede sobrietà e azione. Una città e una comunità che vuole e pretende da questo palazzo e soprattutto da questo consesso una dialettica vera ma finalizzata a un'azione concreta. Una città che si aspetta sicuramente da tutti noi più fatti e meno teatro politico. E questo ovviamente vale per me, per la mia giunta, alla quale ho chiesto fin dall'inizio della loro azione sobrietà. Ed è stata anche questa, è stato l'aspetto che ha connotato i primi giorni della nostra attività, che noi non abbiamo ereditato una situazione semplice. Ci tengo a sottolinearlo che ancora la dimensione di quello che noi abbiamo ereditato ancora sfugge a tutti noi, perché siamo nella fase ricognitoria e quindi abbiamo evitato qualunque tipo di comunicazione, perché stiamo incontrando tutti i rappresentanti delle società partecipate. Prossima settimana ci confronteremo con i colleghi dirigenti di Palazzo Zanca e vedremo di avere un quadro transitorio che ci deve portare a una fase ponte, come ho avuto modo di spiegare agli incontri che abbiamo avuto. Voglio ringraziare tutti i consiglieri comunali perché hanno accolto l'invito da parte del sindaco e della giunta a confrontarci, a conoscerci e soprattutto ad avviare quelli che sono gli elementi che caratterizzeranno questo percorso. Ho chiesto in questi incontri, e lo ribadisco qui in questo momento importante, che è necessario che la città si doti al più presto di un bilancio. Noi abbiamo ereditato un bilancio che è stato approvato dalla giunta comunale il 22 di giugno. L'abbiamo trasmesso al collegio dei revisori che già, devo dire, si sono messi in moto per avere la documentazione integrativa. Come arriverà il parere del Collegio dei Revisori con quelli che saranno gli organi del Consiglio Comunale, vi inviterò, come ho fatto già negli incontri che abbiamo avuto, ad esitare questo bilancio così per come si trova. Non è il bilancio dell'amministrazione De Luca e non ci sono, vi assicuro, i tempi oggi per pensare a un bilancio che rispecchi le singole anche visioni e le singole proposte, e quindi qui il senso anche di responsabilità per evitare la nomina di un commissario ad acta che già è stato annunciato con una prima
di FIFA. Settembre sicuramente ci consentirà a noi, completata la ricognizione, sicuramente alcuni di voi sono veterani e non avranno bisogno di tutto questo tempo, però a voi veterani in modo particolare mi sono permesso di chiedere la bontà di poter consentire intanto alla città di evitare la paralisi. Stamattina, anche in merito alla situazione che stiamo attraversando, abbiamo preso contatti con la commissione ministeriale che sta esaminando il piano di riequilibrio finanziario. Il 4 di agosto, tra il 4 e il 5, si completerà l'istruttoria. Questa istruttoria sarà trasmessa alla Corte dei Conti, quindi noi avremo l'esito conclusivo per quanto riguarda la valutazione del piano di riequilibrio soltanto tra la seconda e la terza settimana di settembre. Ecco perché diventa per noi importante in questo momento fare un bilancio tecnico e quindi riorganizzarci, rivederci e riapprofondire tutte le varie tematiche alla luce della risultanza che avremo. Abbiamo anche chiesto con un quesito ben preciso, anzi chiarisco, abbiamo espresso la nostra volontà, ma ovviamente qui il Consiglio Comunale dovrà poi votare definitivamente la proposta, la nostra volontà di estendere il piano di riequilibrio da 10 a 20 anni. Oggi abbiamo formulato il relativo quesito perché c'è un dubbio che è emerso ieri da un confronto complessivo con il Collegio dei Revisori e di conseguenza alla luce di questo confronto si è ritenuto opportuno porre un quesito in modo tale da poter sgomberare qualunque dubbio sulla possibilità che ci può riguardare, essendo stata la norma già entrata in vigore, come sapete, tempo fa, e qualche piccola interpretazione, ma ovviamente questa è così un minimo dubbio che c'è, lo vogliamo scovare, potrebbe portare a qualche valutazione che sposta questa possibilità soltanto al momento dell'entrata in vigore della norma e non ulteriormente. Per sgomberare anche qui dubbi e accelerare più che altro anche questo percorso, oggi abbiamo formulato questo quesito. Oggi abbiamo anche in giunta esitato una modifica dello statuto comunale. Ovviamente la nostra è una proposta che poi il Consiglio Comunale dovrà valutare. Perché ve ne parlo in questo momento? Perché è l'elemento che caratterizza il nuovo corso che noi desideriamo dare a questa fase, a questa stagione. Viene introdotta la figura del consigliere delegato, è una figura che è prevista dalle ultime modifiche al TUEL e di cui lo statuto comunale di Messina non ne ha tenuto conto, nel senso che non ha avuto questo aggiornamento. Per noi diventa un elemento importante la figura del consigliere delegato perché ci consentirà alla luce del sole di poter collaborare in materie specifiche che i singoli consiglieri comunali riterranno per storia, per professione, per interesse di voler portare avanti e quindi dare la legittimazione al consigliere comunale di poter interloquire con i nostri uffici anche sotto un'altra veste, partecipando anche ai lavori di giunta, ovviamente senza diritto di voto.